Io credo che se guardando tutta la terra si fosse domandato qual era il più bel giardino del mondo, coloro che conoscevano Roma avrebbero risposto senza esitare la Villa Ludovisi. Per la sua bellezza e per la vastità dei giardini, la villa è stata decantata da poeti come Goethe, Stendhal, D'Annunzio. Ed attraverso le loro parole vogliamo accompagnarvi in questo tuffo nel passato. Si può sostare in un piccolo belvedere e guardare attraverso i pini ludovisi che innalzano i loro curvi parasole verso il cielo ed affermare che il posto in cui quelli sono cresciuti è il più incantevole del mondo. Era il tempo in cui più torbida ferveva l'operosità dei distruttori e dei costruttori sul suolo di Roma. Insieme con nuvoli di polvere si propagava una specie di follia del lucro, come un turbine maligno. E dintorno, sui prati signorili, dove nella primavera anteriore le violette erano apparse per l'ultima volta più numerose dei fili d'erba, biancheggiavano pozze di calce. Rosseggiavano cumuli di mattoni, stridevano ruote di carri carichi di pietre. Cresceva rapidamente l'opera brutale che doveva occupare i luoghi già per tante età sacri alla bellezza e al sogno. Una specie di immenso tumore biancastro sporgeva dal fianco della vecchia urbe e ne assorbiva la vita. Il mio nome è Alice Blasflor de Bild. Qui è dove ho vissuto per molto tempo. All'età di 20 anni, ad un ballo, conobbi lui, il principe Andrea Boncompagni. Un amore vero il nostro, che ha conosciuto l'attesa, la pazienza, gli obblighi e le ipocrisie del mondo dei ricchi. L'amore per la cultura e la consapevolezza nel voler conservare e valorizzare i beni artistici hanno spinto Alice a donare l'immobile allo Stato italiano, con un'unica richiesta, affinché sia adibito a scopi artistico-culturali di pubblica utilità.